Oggi vi faccio vedere come preparare temari sushi, graziosissimo sushi sferico. Possiamo chiamarli anche sushi gioiello. Nonostante il suo aspetto impeccabile, la tecnica è semplicissima ed è un tipo di sushi che chiunque può preparare. Gli ingredienti sono anzitutto sushi meshi, che sarebbe il riso cotto e marinato per fare il sushi. Per prepararlo andate a vedere la video ricetta di sushi meshi e attacco il link nella descrizione. Il tonno fresco abbattuto, i gamberetti, il salmone affumicato, le uova di lompo, kinshi tamago che sarebbero la julienne di frittata sottili e anche sua video ricetta l'ho già pubblicata e attacco il link nella descrizione. Il cetriolo, i ravanelli, il sale, lo zucchero, l'aceto di mela se anche non si vede sulla immagine, la salsa di soia e wasabi ci servono quando è il momento di mangiare. Per abbellire ancora di più temari sushi possiamo preparare il sesamo bianco, il sesamo nero, la scorza di limone tagliati fini, arachidi tagliati corti e sottili, i fili di peperoncino, rondelli e fili di cipollotti. E anche l'uova di lompo utilizziamo come guarnizione per abbellire temari sushi. Anzitutto copriamo sushi meshi con la pellicola per evitare che si asciughi. Questa è la ricetta da due porzioni e solo le dosi per fare sushi meshi scrivo nella descrizione e altri ingredienti scrivo solo nomi, ma le dosi scriverò quanto basta. Perché esempio al mercato di pesce spesso devo prendere una fetta di tonno già tagliata oppure prendo una confezione di salmone affumicato ma hanno la quantità da poter fare temari sushi da 10 o 15 porzioni facendo la mista con altri ingredienti come oggi. Quindi userò una parte di tonno esempio e il resto vi farò vedere come avrei mangiato. Abbiamo una fetta di tonno fresco abbattuto, già lavato e asciugato, che pesa 360 grammi. Quando vorrei mangiarlo crudo, come sashimi o sushi, prima di tagliarlo faccio un trattamento per farlo diventare più buono. E per sapere come fare, andate a vedere questo video che si chiama Tonno Crudo e attaccherò il link nella descrizione. Ma nel questo video vi faccio vedere un altro trattamento più semplice. Dopo che abbiamo saputo il peso del tonno, prepariamo 1% di sale fino rispetto al suo peso. Questo tonno pesa 360 grammi, quindi prepariamo 3 o 4 grammi di sale fino. E lo mettiamo su tutte le parti del tonno, anche laterali, uniformemente. Vi ricordo che prima di fare questa cosa lo abbiamo già lavato sotto acqua fredda corrente e l'ho asciugato bene con la carta assorbente, cambiando la carta se necessaria. Dopo aver messo il sale sul tonno, incliniamo il piatto e lasciamo per 15 minuti. Se siamo in un ambiente con la temperatura alta, lo mettiamo nel frigo. Prepariamo una pentolina con l'acqua sul fuoco acceso al medio-basso. Quando l'acqua si è tiepidita, mettiamo un po' di gamberetti già lavati. Per questa ricetta vi consiglio di utilizzare i gamberetti piccoli. E dipende dalla grandezza, ma io sto lessando circa 12 pezzi. Nel questo video volevo farvi vedere in caso che userete i gamberetti che si prendono in pescheria, ma possiamo utilizzare i gamberetti già confezionati in un supermercato comodamente. E se troverete anche altri pesci freschi confezionati da poter mangiare crudi, potete fare temari sushi anche il giorno che pescheria è chiusa. Quando si è scaldata completamente l'acqua, li scoliamo. Se userete i gamberi più grandi, aspettate fino a ebollizione. Li sciacquiamo sotto l'acqua corrente e li sgoccioliamo e li mettiamo da parte.
tornando al tonno, dopo 15 minuti vedrete che è uscita un po' d'acqua dal tonno. Eliminiamo questa acqua uscita dal tonno e lo laviamo nell'acqua con il ghiaccio velocemente. E togliamo il sale sul tonno. Dopo averlo sgocciolato, dando leggera pressione con le mani, lo asciughiamo con la carta assorbente. Anche i laterali. Lo mettiamo da parte o lo mettiamo nel frigo. Sgusciamo i gamberetti e togliamo l'intestino possibilmente. Se utilizziamo i gamberi più grandi, lo eliminiamo con un stuzzicadente prima di lessarli. Abbiamo un cetriolo piccolo. Dopo averlo lavato, eliminiamo l'estremità e prepariamo alcune fettine con la affettatrice e la parte più esterna e dura e la eliminiamo. La parte centrale dove ci sono i semi non la usiamo perché è troppo acquosa. Le tagliamo a metà. Se il cetriolo è tanto lungo, tagliamo un terzo. Prepariamo anche alcune fettine di lavanelli. Ciascune fettine le mettiamo nella ciotolina. Mariniamo le verdure. Mettiamo un pizzico di sale nella ciascuna ciotola. Dopo averle mescolate un po', mettiamo un cucchiaino di zucchero per ciascuna ciotola e un cucchiaino di aceto di mela per ciascuna ciotola. Le mescoliamo bene e le mettiamo da parte. Tagliamo il tonno. Per questa ricetta avrei usato neanche un etto di tonno, avendo utilizzato anche l'uovo e le verdure. Perché la miniatura della questa ricetta volevo che sia graziosa e colorata. Ma siete liberi di fare temari sushi solo con i pesci. Invece, chi è vegetariana, farete con kimchi tamago, la julienne di frittata e le verdure. Comunque, più avanti ho idea di creare la video ricetta di temari sushi vegani. Nel frattempo ho separato la parte con il colore un po' bianco e la farò scottata nella padella, dopodiché la farò sashimi. Prepariamo alcune fettine sottili a forma quadrato di 2 o 3 cm a lato. Per tagliare il tonno, seguendo la direzione della fibra nella polpa, riusciamo ad avere le fettine senza rovinare la polpa. E questa spiegazione sto facendo bene nella video ricetta di Nigiri Sushi e attaccherò il link nella descrizione. Comunque, una cosa più importante per tagliare i pesci per fare i sashimi e il sushi è l'ama del coltello ben affilato. Così non si distrugge la polpa di tonno e quando la mettiamo nella bocca si sente più buono. Ho preso il tonno che non ha tanta altezza e per avere la dimensione grande lo taglio con il coltello steso. Intoriamo dal parte bassa del coltello e lo tiriamo verso noi tagliandolo e finiamo di tagliarlo con la parte alta del coltello, cioè usiamo tutta la lunghezza di lama per tagliarlo. Così evitiamo il movimento che fa su e giù il coltello, altrimenti fa rovinare la polpa di tonno. La parte così e così per mangiarla crudo possiamo scottarla sulla padella. Accendiamo il fuoco al medio alto. Mettiamo pochissimo olio di semi sulla padella. Senza aspettare che si scaldi troppo la padella, bagniamo tutte le parti del tonno con l'olio e lo scottiamo tutti i lati e facciamo averlo leggero color bianco uniformemente. Saliamo e peppiamo leggermente. Facciamo prendere il sale e il pepe anche ai altri lati. Lo mettiamo sul tagliere e lo tagliamo per mangiare come sashimi. L'ho scottata questa parte perché anche era un po' fibrosa e non riesco a tagliarlo come prima, ma cerchiamo di tagliarlo senza rovinare la polpa. Queste fettine di tonno noi abbiamo mangiato come sashimi con salsa di soia e wasabi, ma sarà buono anche con la salsa teriyaki.
oppure metterle sulla insalata misticanza e condirle con la salsa ponzu e l'olio di sesamo. Il link di loro video ricette attaccherò nella descrizione. Ecco, sono pronti sashimi di tonno e di tonno scottato. Abbiamo una confezione di salmone selvaggio affumicato, una confezione da 100 grammi, ma non userò tutto. Se vado a pescheria, trovo il salmone spesso non abbattuto. Quello selvaggio è spesso abbattuto, ma non lo trovo sempre. Così nel questo video userò il salmone affumicato, che è comodissimo ed è buonissimo. Prepariamo alcune fettine a forma quadrata di 3 cm a lato. Ora siamo prontissimi per fare temari sushi. Eliminiamo il liquido della marinatura sulle verdure sgocciolandoli. Prepariamo una ciotola con l'acqua dentro e mettiamo un po' di aceto di mela. Questo liquido si chiama tezu, lo utilizzeremo per fare sushi, soprattutto quando tocchiamo sushi meshi. Per fare temari sushi di stessa grandezza è comodo usare la bilancia digitale e mettiamo una ciotolina sulla bilancia e mettiamo la pellicola sulla ciotolina. Per fare due porzioni di sushi, in generale, usiamo 200 g di riso originario, che hanno i chicchi corti e tondi. Se riuscite a averlo, okome-san, che sarebbe il riso giapponese coltivato in Italia, a parte ha un gusto buonissimo che mi ricorda il riso che mangiavo in Giappone, ha giusta collosità che permette di realizzare i sushi perfetti. Se volete fare il sushi di buona qualità, vi consiglio vivamente di utilizzarlo. E con 200 g di riso possiamo ottenere circa 480 g di sushi meshi. Comunque, una volta che avete preparato, pesate per capire la quantità esatta. Per questa ricetta abbiamo 480 g di sushi meshi per due porzioni, vuol dire che 240 g a testa. Dividendo 12 fa 20 g per una pallina. Bagniamo le mani con tezu, ma non troppo. Bagniamo anche un cucchiaio. Prendiamo un po' di sushi meshi e creiamo già una pallina leggermente, oppure potete metterlo direttamente sulla pellicola. Regoliamo per farlo diventare 20 g. Attorcigliamo la pellicola sul riso togliendo l'aria e diamo pressione con le mani per creare la pallina di riso. La apriamo. Comincerei con le verdure in modo da poter utilizzare stessa pellicola per lungo. Sulla pallina di riso mettiamo 3 pezzi di ravanelli marinati sovrapponendo. Mettiamo la pellicola sopra pallina e la rovesciamo e attorcigliamo la pellicola sul riso togliendo l'aria e diamo pressione con le mani per creare la pallina di sushi. La apriamo e prendiamo accompagnando con la pellicola. Così abbiamo un temari sushi con ravanello. Allo stesso modo prepariamo altri 3 pezzi. Prepariamo con i cetorioli. Bagniamo un po' le mani con tezu, bagniamo un po' anche sulla pellicola al centro. Mettiamo un cucchiaio di sushi meshi e lo facciamo diventare 20 g. Attorcigliamo la pellicola sul riso togliendo l'aria e diamo pressione con le mani per creare la pallina di riso. La apriamo e mettiamo 3 strisce di cetorioli marinati incrociandole l'una con l'altra. Sistemiamo in modo che l'incrocio dei cetorioli risulti in basso rispetto alla pallina di sushi. Dopodiché attorcigliamo la pellicola sul riso togliendo l'aria e diamo pressione con le mani per creare la pallina di sushi. La apriamo e prendiamo accompagnando con la pellicola. Allo stesso modo prepariamo altri 3 pezzi di temari sushi con i cetorioli marinati. Bagniamo un po' le mani con tezu,
accompagniamo un po' anche un cucchiaio e il centro della pellicola. Mettiamo un cucchiaio di sushi meshi sulla pellicola. Lo facciamo diventare 20 grammi. Attorcigliamo la pellicola sul riso togliendo l'aria e diamo pressione con le mani per creare la pallina di riso. La apriamo. Mettiamo kimchi tamago quanto basta sulla pallina di riso. Facciamo in modo che kimchi tamago stia verso il basso e attorcigliamo la pellicola sul riso togliendo l'aria e diamo pressione con le mani per creare la pallina di sushi. La apriamo. Lo togliamo dalla pellicola accuratamente. Allo stesso modo prepariamo altri tre pezzi di temari sushi con kimchi tamago. Mescolando l'avanzo delle verdure marinate e kimchi tamago diventa un piattino sfizioso. Bagniamo un po' le mani con tezu, bagniamo anche il centro della pellicola, anche un cucchiaio. Mettiamo 20 g di sushi meshi e attorcigliamo la pellicola sul riso togliendo l'aria e diamo pressione con le mani per creare la pallina di riso. La apriamo. Mettiamo due o tre pezzi di gamberetti sulla pallina di riso, dipende da grandezza dei gamberetti. Facciamo in modo che i gamberetti stiano verso il basso. Attorcigliamo la pellicola sul riso togliendo l'aria e diamo pressione con le mani per creare la pallina di sushi. La apriamo e togliamo la pallina di sushi. Allo stesso modo prepariamo altri tre pezzi di temari sushi con i gamberetti. Cambiate la pellicola quando volete. Bagniamo un po' le mani con tezu. Bagniamo un po' anche il centro della pellicola e un cucchiaio. Prepariamo 20 g di sushi meshi. Attorcigliamo la pellicola sul riso togliendo l'aria e diamo pressione con le mani per creare la pallina di riso. La apriamo. Mettiamo due fettine di tonno sulla pallina di riso. Se avrete una fetta più grande, basta una. Facciamo in modo che il tonno stia verso il basso e attorcigliamo la pellicola sul riso togliendo l'aria e diamo pressione con le mani per creare la pallina di sushi. La apriamo e lo togliamo. Allo stesso modo prepariamo altri tre pezzi di temari sushi con il tonno. Bagniamo un po' le mani con tezu. Bagniamo un po' anche il centro della pellicola e un cucchiaio. Prepariamo 20 g di sushi meshi e attorcigliamo la pellicola sul riso togliendo l'aria e diamo pressione con le mani per creare la pallina di riso. La apriamo. Mettiamo una fettina di salmone affumicato sulla pallina di riso. Facciamo in modo che il salmone stia verso il basso e attorcigliamo la pellicola sul riso togliendo l'aria e diamo pressione con le mani per creare la pallina di sushi. La apriamo, lo togliamo dalla pellicola. Allo stesso modo prepariamo altri tre pezzi di temari sushi con il salmone. Se abbiamo preparato sushi meshi in più e sono rimasti ancora i pesci e altri ingredienti, possiamo preparare anche chirashi sushi. È un tipo di sushi più semplice e casalingo e ho già pubblicato la video ricetta e attaccherò il link nella descrizione. Taglio metà solo i cetorioli che sono un po' lunghi rispetto agli altri e basta mettere sopra sushi meshi tutti questi ingredienti. Impiattiamo immaginando di fare un bel quadro. Io li sto mettendo uniformemente sul sushi meshi, ma possiamo mettere anche ogni ingrediente separati, come poke. Sto mettendo anche un po' di uova di lompo. È ottima guarnizione per abbellire sushi.
E con asciutta più ikura, che sarebbe l'uova di salmone, ma un vasetto piccolo costa minimo 12 euro. Invece l'uova di lompo costa 3 o 4 euro, quindi meno impegnativa economicamente. Ma per una giornata speciale proverete anche l'uova di salmone, che hanno un gusto meraviglioso e sembrano proprio dei gioielli. Ecco, anche questo chirashi sushi è altrettanto come un gioiellino. Lo mangerete mettendo la salsa di soia con wasabi. Mi interessava di fare questo impiattamento sul piatto rettangolare che avevo a casa. Ero indecisa con un piatto quadrato. In quel caso avrei fatto 9 pezzi di temari sushi, quindi 240 g di sushi meshi diviso 9. Avrei preparato una pallina di sushi meshi circa 26 grammi. E poi non c'entra più questo tipo di ragionamento se usiamo un piatto tondo o ovale. E potete fare anche una pallina di sushi meshi che pesa 30 grammi, ma quando supera 20 grammi faremo fatica a mangiarlo con unica boccone. E masticandolo si disfera temari sushi, quindi in quello caso vi consiglio di prepararlo pressando più forte. E quando impiattiamo, mettiamo le palline in modo che tra di loro contrastano il loro colore, così vengono valorizzati ancora di più. Ora, gran finale! Facciamo diventare ancora di più gioiellini, mettendo piccole guarnizioni su ogni pallina di temari sushi. Anche qua è importante contrastare i colori. Esempio, sto mettendo la scorza di limone sul color arancione di salmone. Anche la combinazione di loro sapore è ottimo. Metto un po' di uova di lompo sui gamberetti per rinforzare il suo colore rosa pallida. Un po' di rondelline di cipollotti parte verde sul rosso porpora del tonno, e anche la combinazione di loro gusto è più che ottimo. I cipollotti tagliati ai piccoli bastoncini li metto sul un altro pezzo di tonno per differenziare. I semi di sesamo nero stanno bene sui ravanelli e danno un tocco deciso sul colore bianco bordato di rosso. I fili di peperoncino rosso sul giallo intenso di kimchi tamago. Anche il colore nero di alghe nori contrasta con giallo. Il colore rosso lampone dell'uova di lompo sul verde fresco dei cetrioli. E mettiamo i semi di sesamo nero e bianco sui cetrioli. Ecco, i nostri temari sushi sono pronti! Ho pubblicato finora il totale 263 video sul mio canale YouTube Gioia in Cucina, di cui 184 sono le videoricette. E questa videoricetta di temari sushi è una di videoricette che mi ha fatto divertire di più, sia cucinare che fare il montaggio del video ripreso. È diventata una videoricetta piuttosto lunga, ma avevo tantissime cose che volevo spiegarvi bene, perché mi sono emozionata io per questo piatto. E anche perché questo è un tipo di piatto che non solo ci sazia lo stomaco, ma ci sazia anche il nostro cuore. La creatività, la bellezza, i colori, il divertimento, la prelibatezza, c'è tutto nel questo piatto. Provate a farli in una giornata speciale insieme con vostri familiari o con gli amici per condividere la gioia di temari sushi. Qua potete vedere la cena speciale con temari sushi, sashimi di tonno e tonno scottato, l'insalata e la zuppa di miso con tante verdure. Questo video termina qui. Se vi è piaciuto potete lasciare un like o un commento per farmi sapere cosa ne pensate. E se non volete perdervi i prossimi video potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Ci vediamo presto con la prossima video ricetta. Ciao a tutti!